Si chiude finalmente una lunga diatriba tra il comune di Santa Marina ed un operatore turistico di Policastro Bussentino. No, si chiude. Io direi meglio si apre finalmente. La legge è uguale per tutti. L'amministrazione Fortunato dal 2007, quando diventai sindaco, e adesso con mio fratello Dionigi Fortunato, abbiamo rilanciato il paese da una premessa che la legge è uguale per tutti, le regole sono uguali per tutti, sia per i ricchi che per i poveri. Quindi viviamo uno Stato e un paese democratico e quindi i signorotti purtroppo nel passato erano abituati di fare tutto il contrario di tutto, tutelati dal sistema clientelare e dell'abusivismo più totale. E quindi finalmente il signor giudice Nicola, che dice sempre di aver fatto tutto secondo la norma, non è così, non è stato così, e finalmente il TAR, per quanto riguarda la sua villa, ha sentenziato che ci sono opere abusive che vanno assolutamente demolite. Quindi finalmente viene ripristinata la legalità. Quindi anche a Santa Marina, finalmente la legge è uguale per tutti. Questo è l'inizio. Sappiamo benissimo che è un'attività di ristorazione denominata l'orto, parte dell'attività orto adiacente al mare, vicino a un canale di bonifica, completamente abusiva, condonata abusivamente, senza alcuna autorizzazione della sovrintendenza, quindi è completamente abusivo il titolo avuto, ma nonostante quello, oltre al titolo avuto abusivamente, in difformità, ha realizzato negli anni in modo continuato abusi su abusi. Io credo che finalmente questa è una questione di legalità, di dignità di un popolo. Un popolo che vuole crescere deve imprimere prima le regole, dove le regole sono uguali per tutti. Quindi giudice Nicola è trattato, deve essere trattato dall'amministrazione, delle amministrazioni future, come un cittadino, come gli altri.